La giungla di giorno, capitolo 1. Ah, che bella la giungla di giorno. Com'è labirintica. Mannaggia ai labirinti. Ecco, la giungla di giorno è uno di quei livelli che da qua in poi mi ricordo totalmente sempre meno. Già la giungla di notte me la ricordavo molto meglio, il fiume era semplice, la giungla di giorno da qua in poi è tutto semi-blind per me. Ok, rimettiamo la visuale invertita, dovremmo... ecco, a posto. Guarda come si era messo tutto incacchiato, e dai, quanto ci vuole? Buongiorno Cusco. Buongiorno Pacia. Ah, sei tu. Ma a questo punto del film ancora... sì, non lo trattava a pari, però non lo trattava così di merda e quell'insetto si stava avvicinando. Tutto bene? Voglia. Mi hai spinto di proposito contro le rocce. No, quella è colpa del bambino col cacchio di gonfiabile. Se non altro siamo di nuovo sulla terraferma. Esatto. Sì, è vero. Ora riportami in città. Scordatelo, le guardie di Isma saranno ovunque. Ah beh. Ecco il mio piano. Tu te ne stai lì bello seduto, mentre io penso alle guardie. Ha dimenticato nascosto però, eh. Ah, che beh. Allora, c'è da dire che nonostante la semplicità della PS1, cioè, guarda l'ambientazione, avevano realizzato comunque... oh, ho sbagliato. Stavo schiacciando quadrato in un cerchio. Hanno realizzato comunque delle ambientazioni più che decenti. Cioè, sono fatte bene. Lascia perdere l'upskilling dato appunto dall'emulatore. Boia! Aia! Giusto, mi ero dimenticato che le api non le puoi colpire. Cioè, è fatto veramente bene. L'uccellino. Punto di controllo. Guarda che ci guarda. Ci segue con lo sguardo anche lui. Fa il giro con la... sì, fa il giro addirittura. Madonna mia. Dettagli, dettagli. Sono quelli che mi fanno molto spesso apprezzare più sti giochi vecchi che quelli totalmente nuovi. Aspetta un secondo. Mi sembra di aver visto una cura o sbaglio io? Ah no, era là sopra infatti. Vabbè, ormai. Proseguiamo. Sta arrivando un lama. Allora, dove dobbiamo andare? Di qua? Non lo so. Però intanto abbiamo preso dell'uva che sicuramente ci serve tra poco. Grazie. Tra l'altro io veramente... aspetta, l'uva serviva per tirare giù le piante? No, ok. Non era come mi ricordavo. Intanto prendiamo tutte le cure che troviamo e... uccidiamo tutti gli insettoni. Punto di controllo. Grazie. Qua posso entrare? Sì, perfetto. Così mi prendo già le monete. Ehi, questa. Allora, dove dobbiamo andare? Di qua o di qua prima? No, allora, lì c'è il figlio di Pacia. L'ho visto saltellare, che tra l'altro... perché ci sono sti bambini in giro, che è tutto pericoloso. Pacia, sei un padre terribile, dovrebbero arrestarti le guardie della città. Allora, posso... diamo un'occhiatina. Sì, posso. Effettivamente non ci avevo mai provato, forse, a sputargli mentre erano in volo. Sai cosa? Aia! Ok, per un attimo ho pensato mi avrebbe preso. Sai cosa? Mettiamo default. Sì, penso vada bene, perché almeno gestiamo sia... la telecamera degli sputi, sia quella della telecamera normale nello stesso modo, perché sennò mi vado a confondere. Posso entrare in questo pozzo? No, ovviamente. Allora, qua abbiamo bisogno degli idoli Kutskos. Qua si passa? No. Però per un attimo sembrava ci fosse un muro segreto. Dark Souls style. Quando inizi a giocare ai Souls e vedi uno spazio che potrebbe essere un'entrata segreta, subito il tuo primo pensiero è quello ormai. E purtroppo è così, eh. Ciao figlio di Pacia. Le piante carnivore mangiano di tutto, anche i chicchi d'uva. Perfetto. Questo posto è vivo, prima torno al mio palazzo, meglio è. Va bene, allora, mia cara Pia.
Mi ha sempre fatto ridere perché non ha denti, non ha lingue, solo delle labbra con un buco nero in mezzo. E non le posso uccidere, ok. Siamo a piena vita, quindi non ci serve. Ma questa è pazzia. Grazie. Allora mi prendo i chicchi d'uva. Non c'è niente di segreto qua? No, solo il baratro della morte suprema. Allora, vediamo un attimo. Sparano tutte nella stessa direzione. Sì, non c'è nient'altro. Io... Ma scusami, un secondo. Potevo passare benissimo senza neanche sfamarla. Vabbè, guarda, non importa. Per un attimo ho pensato mi avrebbe preso. Diamo un'occhiatina. Tieni. Grazie. Io intanto passo. Figlio di pace, tu fai attenzione. Di qua. E possiamo proseguire. Siamo già arrivati al labirinto? Non ne sono sicuro. Penso di sì, ma non sono sicuro. Ci mancano quante monete? 65, ve ne abbiamo 29. Ok, no, siamo ancora lontani dal labirinto. Lontani. Probabilmente è un passo da qua. Ecco fatto. No, aspetta. Eccoci qua. Grazie. Allora, Pacia. Fin qui ci sono. Poi il prossimo quadro è zeppo di guardie. Eccolo, è questo. Ho già avuto a che fare con le guardie. Queste sono diverse. Se ti vedono, ti buttano fuori. I sentieri sono delimitati. Ottimo. Sono furbo, non mi vedranno mai. Beh, certo. Lo sai, forse hai ragione. Lo sai, forse hai ragione. Punto di controllo. Punto di controllo. Grazie. Ed eccoci al labirinto, punto la mia controllo. Zona preferita del gioco. Allora, qual è il pattern? Lui subito gira, appena finisce il giro. Ottimo. Vabbè, non è che ti fanno danno altro. Quindi basta solo che ti vedano. Ottimo. Vabbè, che mi frega. Che mi frega, io lo faccio solo per le monete. Ecco qua. Certo, come ho detto. No, girati. Girati, per favore. Grazie. Ecco fatto. Io ho detto che me ne fregavo del completismo, ma da giocatore bravo quale sono, mi irrita. Oh cacchio, non girarti. Ecco. Mi irrita principalmente a me che non riuscire a prendere tutto. Ecco, lui ora gira. Ora lui fa il giretto. Mi prendo la monetina. Grazie, mi prendo il punto di controllo. Punto di controllo. Ecco, qua ora iniziano a diventare un filo più complicati. Loro fanno il giro fino a sopra. A parte che sono, non sono sincronizzati. Fanno il giro fino al centro e tornano indietro. Ok, quindi entriamo qua. Aspettiamo che lui torna indietro. Aspettiamo che lui vada avanti. Ecco fatto. Ecco qua. Aspettiamo, perfetto. Ok. E niente, adesso devo aspettare che questo sotto risale. Quello lì faccia il giro in modo che io possa passare. Ma in realtà, se vogliamo fare un attimo i furbi, mi rimetto qua. Aspettiamo che questo sulla destra risalga.
perché almeno è sincronizzato con lo stesso senso di questo qua sotto. Che lui ora scenda. Ecco fatto, perfetto. E andiamo avanti. Per un attimo ho pensato si girasse in modo strano. Ok, punto di controllo. Punto di controllo. Allora, voi che giro fate? Ok, tu fai solo avanti e indietro, giusto? No, ok, quello sopra fa il giro fino al muro, ok. Ok, anche lui fa il giro fino al muro. Allora, se vogliamo prendere quella moneta, o la prendiamo quando siamo già lì alla porta, o seguiamo il tizio adesso e poi ce l'andiamo a prendere. Mi sembra l'idea più stupida, mi sa che farò il modo come ho detto, ovvero quando sarò vicino alla porta tra poco. Quando fanno dei giri, penso sempre che il giro di angolazione sia strano. Ok, allora. Quindi aspettiamo che l'amico ora torna indietro, questo qua. Perfetto. Lo seguiamo piano piano. Ecco, non troppo perché sennò mi sgamano. Aspettiamo che ci supera. Bravo lui. E ora, solo giusto per completismo, aspettiamo che questo torna indietro, così prendiamo la moneta. Ok. Perfetto. Ok, anche quello sotto è andato. Ok, e ci siamo. Questo si è girato, perfetto. Aspetta un attimo. C'è qualcosa qua? Non mi sembra, anche perché non c'è modo di passare. Punto di controllo. Ok, allora. Ok, fino a questa distanza non mi vede. Come non detto. Vabbè, almeno ho preso la moneta. Aspettiamo che si gira. Ecco fatto. Allora, ci sono due monete. Presa. Ormai se no non facevo più in tempo. Aspettiamo che torna indietro. Ok, perfetto. Tu che giro fai? Che giro fai, amico? Arrivi solo fino al muro o fai tutto il giro? No, arriva fino al muro, ok. Allora, aspettiamo che adesso questo qua sopra torna indietro fino a di là. Poi lo seguiamo lentamente fino a qua sopra. Aspettiamo che passa, perché mi sembra che qua ci sia qualcosa. Zona segreta. E abbiamo trovato la bambolina. Ne abbiamo trovate veramente poche fino ad ora, eh. Grazie. Ci mancano una decina di monete. Ce ne mancano 6. Spero che ci siano nella prossima area, quella lì dopo la porta, perché non penso sia alla fine del livello. Ora lui si gira. Perfetto. Oh, oh no, ancora. Oh, basta. Allora, dobbiamo attivare tutte e due, mi sa. Sia il quadrato che il cerchio. No. Non è vero, il quadrato... Ok, pensavo che quella porta lì fosse quella grande, scherzavo. Allora.
Andiamo prima da questo lato. Andiamo prima a destra con tutti e due gli interruttori abbassati. Arrivando un lama! Che cacchio ti gridi che ti sgamano, scemo? Allora, vediamo. Ecco qua. Questo invece. Ok, allora lo lasciamo un attimo alzato questo qua rosso, perché voglio abbassare questo qua quadrato prima. Dai. Ma porca. Ecco fatto. E anche questo qua. Però aspetta, se abbasso quello quadrato non mi fa passare. Azza. Ok, facciamolo così per ora. Dopo torno indietro. Passiamo. Allora, dobbiamo prima prendere le monete da questa parte. Ecco fatto. Qua non c'è nulla? No, c'era una moneta. Dai, ce ne mancano due, di cui una è qua e la prossima è qua a lato. Ottimo. E ho finito lo sprint. Allora, ora dobbiamo tornare indietro, riattivare quello rosso. Sperando che il tizio qua sotto ora non ci veda. Un demone! Allora, riattiviamo questo qua tondo. Ok. Riabbassiamo questo quadrato. No, era giusto, così. Ecco fatto. Riattiviamo questo triangolo rosso. E ora dovremmo esserci. Perfetto. Nascosti nel buio. Ecco fatto, proprio come Sonic, guarda. Allora, ora dobbiamo aspettare perché quella lì sta per tornare. Mi nascondo qua per sicurezza, non si sa mai che giro facciano. Ecco appunto. E ultima moneta trovata, ottimo. E ora via. Vai 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 vai. Ecco, no, no, che cacchio fai? Cosa salti? Uff. E salviamo.